Secondo me il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto. Infatti il primo tempo ce la siamo giocata un po' alla pari, no? Noi avevamo più motivazione per quanto riguarda la classifica e ci speravamo in una vittoria, quindi eravamo abbastanza anche arrabbiati calcisticamente. Siamo andati in vantaggio e poi lì siamo calati. E loro sono stati bravi a fare l'1-1 su una punizione dove su vari errori difensivi, anche il portiere sarebbe potuto uscire, però sono stati bravi a fare il pareggio e quel gol psicologicamente a loro l'ha caricato e a noi un po' ci ha buttato giù. Poi l'infortunio di Zizou, che comunque è l'uomo che mi dà più qualità a centrocampo, venendo a mancare a lui abbiamo giocato solo per non subire, tranne un episodio, quello al 90esimo, dove Giudice si è trovato a tu per tu col portiere, però stremato. Ha fatto una parata il portiere, ma secondo me ha più sbagliato il mio di giocatore che doveva concludere meglio. E poi un'ennesima punizione perché, cioè, quando vai in vantaggio contro una squadra come il Fronti dovresti essere tu a prendere punizioni a farli innervosire. Invece facevamo noi punizioni stupide e loro fisicamente ci hanno messo sotto. Potevano segnare in qualche occasione anche in precedenza, però hanno trovato alla fine così brucia, però se guardiamo la classifica diventa un po', diciamo, poco stimolante, però sappiamo che dobbiamo continuare perché può arrivare qualche vittoria anche inaspettata e quindi cercheremo di riprenderci già da martedì e di lottare per salvarci. Siamo qua in diretta qui dal Pino Patano di Pianopoli, abbiamo qui il mister Lucchino del fronte. Allora, mister, un'analisi a questa partita che credo che il fronte alla fine, visto che poi gli ultimi 20 minuti almeno penso abbia meritato di vincere, credo. Buonasera a tutti. Beh, sicuramente è stata una partita difficile anche perché il Pianopoli sappiamo che in casa ha sempre fatto ottime gare. Le ultime tre, se pensiamo alle ultime tre, ha perso di misura col Bivongi 1-2, ha perso col San Calogero sempre di misura, l'ultima in casa aveva vinto col Girifalco, per cui sapevamo che sarebbe stata difficile, una partita combattuta fino all'ultimo. Così in effetti è stato. È stata una partita giocata a viso aperto, dove a mio avviso abbiamo prodotto tanto, in alcune occasioni ci è mancato magari un pizzico di fortuna, ma poi siamo riusciti a capitalizzare nel secondo tempo.